Ciao a tutti amici e benvenuti a un nuovo video di UniversArt. Come vi avevo promesso nello scorso, oggi vi insegnerò, o perlomeno vi spiegherò, come io ho creato i miei stickles fatti in casa, chiamati, onde evitare problemi, Galaxy Dust. E questi sono quelli che per ora io ho realizzato e ne andremo a creare assieme degli altri. Cosa sono in sostanza? Si tratta di una colla chiara con dentro dei glitter, possibilmente ultra fini. Io ho già utilizzato, anzi, ho creati appositamente per una pagina che ho mostrato nello scorso video che ora vi ripropongo, ed è la pagina della sfera di neve natalizia dal libro di Joanna Basford, Joanna's Christmas, e ho creato la mia colla glitterata per fare la neve. Solitamente le colle glitterate, io non ho alcun stickle, sono fatte in questo modo. Quella è quella che uso più spesso di prima, e ne ho comprate delle altre fatte così. Sono delle colle in tubetto, comunque in un contenitore, con un beccuccio, quello di stickles è fatto simile a questo, premendo poi fuoriesce e si possono fare diversi lavori anche abbastanza dettagliati proprio grazie al beccuccio. Siccome l'utilizzo che voglio farne io è un po' differente, ho acquistato delle boccette su Amazon che erano un pacco da, se non sbaglio, 70 boccette, che sono appunto in tre pacchettini diversi perché sono componibili. Sono delle boccettine di queste dimensioni, schiacciabili, di plastica, con il loro beccuccio, che però è più da collirio, quello che ho io, diciamo, che è questo, fatto in questo modo, e il loro tappo colorato, tra l'altro con il sigillo, perché probabilmente è fatto apposta tipo per delle medicine. Infatti questo io poi lo levo, e il suo tappino colorato. Vi lascio poi i link in descrizione, ovviamente, anche se ce ne sono moltissimi diversi, anche meno di 70, ce n'è un po' di tutti i prezzi, e si trovano anche col beccuccio invece più stretto. E quelli che ho creato io sono così. Ora vedete i glitter sul fondo, purtroppo il difetto di questi che ho creato io è questo, che il glitter tende a depositarsi sul fondo e va un po' mosso prima di essere riutilizzato, mentre gli stickles non lo fanno questo, ma probabilmente è una densità differente di colla. Io ho creato appunto questi, quello che ho utilizzato sulla pagina che vi ho mostrato è questo, eccolo qua. È iper glitterato, ve lo assicuro. E cosa ho utilizzato sostanzialmente per fare questa colla? La boccettina che vi ho fatto vedere, la colla, io ho preso questa di Primo, era un boccettone gigantesco, colla ad acqua. L'importante è che sia una colla chiara e che credo non debba essere troppo densa, altrimenti non uscirebbe poi, penso, dal boccettino. Questo non lo so, è il primo tentativo quello che vi mostro. Ho bisogno poi dei glitter, possibilmente, come vi dicevo, ultra fini, di qualsiasi marca, di qualsiasi colore. Io quelli che ho utilizzato per la neve sono questi di It Style, sono fatti apposta tipo per la manicure, queste cose qua, e sono dei glitter finissimi, infatti vanno dappertutto, e potete utilizzare il colore che volete, creare voi delle miscele di colore che vi piacciono, tipo questo era già fatto, è della Marianne Hobby, era già fatto ed è un mix un po' olo che ho utilizzato tra l'oro, l'argento e non so che altro. Si trovano spesso anche da Lidl, tipo io avevo acquistato questi, che non sono proprio finissimissimi, ma vanno molto bene lo stesso. O appunto quelli da Make Up, questa è un'altra marca, figlia di nessuno, un po' olo.
ombretto glitter, ecco, per dire. Potete usare appunto quelli da hobbistica, quelli da make-up, quelli per le unghie sono i migliori perché sono ultra fini, per l'appunto. Dopodiché, quello che avete bisogno d'altro è un piccolo imbutino che si trova di solito nei kit da viaggio per l'aereo, che ci serve per far entrare colla e glitter dentro nella nostra boccettina. Un cucchiaino per prendere il quantitativo di glitter, col cucchiaino è più semplice perché perlomeno riuscite a capire un po' i dosaggi. E qualcosa di legno, tipo questo era l'impugnatura di un pennello che si è rotto, oppure potete utilizzare anche, ecco già glitter dappertutto, stuzzicadenti. Ora, prima di tutto vi faccio vedere che girando questi tornano a posto. Ad esempio questi sono quelli che ho utilizzato, a parte che già ogni tanto muovendoli un po' si spostano, però essendo ultra fini la colla così liquida tendono appunto a reincollarsi sul fondo. Potete tranquillamente togliere il tappino e col vostro stuzzicadenti andare dentro a rimischiarli. Ecco fatto. Come vedete è iper glitterata. È meravigliosa. Questi glitter erano veramente stupendi ed è proprio quella che ho utilizzato per realizzare la neve. Rimettete il suo beccuccio e sono di nuovo pronti per essere utilizzati. Vedete? Quindi l'unico inconveniente di sguido è questo, ecco, che si depositano sul fondo e quindi quando si vuole riutilizzarli bisogna fare questa procedura qui. Ma ne vale la pena perché alla fine io, vabbè, questi glitter li avevo già, per l'appunto. Però potete creare i vostri glitter personalizzati spendendo comunque relativamente poco, appunto perché noi comunque in Italia trovare gli originali a un costo fattibile è veramente un disastro. Anche su Amazon io non ho trovato nulla a prezzi accettabili. Comunque, entriamo nel dettaglio e facciamoli assieme. Ok, eccoci qua. Ora vi farò vedere il procedimento esatto, comunque come l'ho fatto io per creare i Galaxy Dust, chiamiamoli così. Allora, siccome io ho questi ugelli piccini, il buco temo sia sempre un po' piccolo, quindi ho preso un ago di quelli belli spessi e lo faccio passare qualche volta con anche, scusate, la cruna, di modo che si allarghi un pochino il foro. Alcuni passaggi poi ve li velocizzo. Ok, una volta fatto questo, siamo a posto con, diciamo, il tappino. Ho preso già il mio tappo azzurro, l'ho scelto perché voglio fare la colla glitterata azzurra. Quindi ho preso questi glitter azzurri che avevo preso da Lidl e voglio fare la colla con questo. Prendo uno scatolino, potete usare un piattino, quello che volete. Tenete conto che il glitter fine è difficile che poi vada via. E preparo al suo interno il mio quantitativo di glitter desiderato. Tenete conto che per queste boccette, che sono, se non sbaglio, di 10 ml, un 3-4 cucchiaini di questo tipo possono andare bene. Anche qualcosina di più, dipende un attimo da com'è il glitter. Questo se volete un risultato molto intenso. Se invece volete un risultato più trasparente e con qualche glitter solo qua e là, allora diminuite i cucchiai. Quello dovete un attimo abituarvi voi. Potete anche creare la prima parte di colla, provarla sulla carta. Se non vi piace perché vedete che i glitter non sono abbastanza, andate ad aggiungerli in un secondo momento. A me piacciono le colle glitterate molto intense, proprio veramente tanto 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 glitterate, quindi andrò a crearmi quattro cucchiaini
cucchiaini abbastanza pieni. Vi consiglio di non comprare dei glitter costosi perché ne vanno comunque dentro tanti. Non vuol dire più costoso di miglior qualità, allora a quel punto lì vi conviene comprare direttamente gli Stickles. Diciamo che queste sono delle colle glitterate un po' a risparmio. Cerco sempre di sprecare il meno possibile andando a recuperare tutto il glitter che riesco. Prendo la mia boccetta con l'imbutino e la mia colla ad acqua, colla chiara, quello che volete. Ora, questo imbutino, essendo piccolo, ci metto un attimo a far scendere il tutto. Ah, altra cosa, potete scegliere se mettere prima la colla e dopo il glitter o viceversa. Io ho notato che i glitter molto fini, se messi dopo, tendono poi, quando andate a mischiare, a saltar fuori. Quindi io preferisco mettere prima il glitter sotto e poi mettere la colla e mischiare in seguito, anche perché così non dovrete lavare il vostro imbutino. Non sprecarne di glitter è veramente difficile. Ok, ora passiamo alla colla. Ecco, giusto per farvi vedere il quantitativo di glitter nella boccetta, non è neanche metà. Ora, come vi dicevo, andremo a mettere la colla. Vado piano piano. Vado quasi all'orlo, aspetto che scenda e poi pian piano rabbocco. La colla io l'ho fatta arrivare fino più o meno a qui. Prendo la mia colla, l'ho riempita abbastanza e aspetto che scenda. È un po' lenta, ma scende, e dopodiché vado avanti e rabbocco ancora. Ho aspettato un attimo che scendesse, vado con la seconda, anche se non ne manca molto. Questa colla è molto molto liquida, quindi proverò, finito questo boccettone, a comprarne una di un altro tipo e vedere cosa cambia con una leggermente più densa. La cosa importante è che voi prendiate una colla trasparente. Ok, è sceso praticamente tutto. Ne metterei giusto proprio un altro goccino, non molto. Ok, ho raggiunto il punto di cui vi avevo parlato. Come vedete, i glitter sono rimasti lì, vedete? Adesso con il mio stuzzicadenti, piano piano, fate attenzione perché sennò si sversa tutto, andrete a girare e a mischiare la colla con il glitter con calma, così incorporate meno aria. Salite, scendete un po' col bastoncino in modo da amalgamare bene. Guardate come brillano. Ok, io credo che possa bastare. Prendo il mio ugellino, glielo fisso. Poi vabbè, io tipo tolgo questo perché tanto non mi serve, anzi salta via molto facilmente. E ora prendiamo un pezzo di carta bianco e facciamo la nostra prova. Può essere che all'inizio esca un po' d'aria. Ed ecco qua la nostra colla glitterata. È bellissima. Direi che il quantitativo andava molto bene. Ma questi glitter sono qualcosa di favoloso, ragazzi, che sono quelli che ho usato per fare la neve. Sono ancora più fini, sono quelli appunto per le unghie. Sono spettacolari. Però direi che come quantitativo ci siamo. E abbiamo fatto i nostri glitter azzurri. Potete utilizzarli sia nelle pagine da colorare, sia per eventualmente degli hobby, fare dei biglietti di auguri. Volendo potete poi anche spalmarli.
e coprire delle aree un po' più vaste. A volte si creano delle bollicine, ecco, questo sì. Ed ecco come ho creato i nostri Galaxy Dust, i nostri, diciamo, stickles fatti in casa. Ecco qua la nostra boccettina. Niente, sicuramente anche questi andranno poi verso il fondo lasciandoli da parte, ma come vi dicevo, basta riaprirli e dargli una girata di nuovo con lo stuzzicadenti e sono pronti da utilizzare. Io spero vivamente che questo tutorial vi sia piaciuto, che vi abbia fatto piacere, quindi fatemi sapere qui sotto se avete trovato il tutorial interessante, se vi piace il risultato, anche se ovviamente non è identico, ma questo dipende secondo me appunto da glitter e colla. Se passate per la prima volta dal canale mi raccomando iscrivetevi, lasciatemi un mi piace se vi ha fatto piacere vedere questo tutorial e spero di vedervi presto al prossimo video. Un bacione grande, ciao!